Lega Pro, e finalmente ce ne andiamo in Lega Pro. Lega Pro, e finalmente ce ne andiamo in Lega Pro. Salve a tutti, qui Giorginio96 che vi parla. Allora, però se ne fanno nomi, si fanno nomi a destra, si fanno nomi a manca, se ne fanno nomi di qua, se ne fanno nomi di là. C'è una tempesta di nomi. Comunque, per quanto mi riguarda, lo penso sempre in questo modo, che comunque un ritorno di Delio Rossi, a mio avviso, sarebbe graditissimo, perché è uno che ci mette cuore, fa lavorare tanto, e poi un suo ritorno non sarebbe male, anche perché non ricordiamoci quanto lui abbia fatto risalire e fatto crescere grandi campioni. Poi siamo arrivati in Coppa Italia e comunque penso sia ottimo anche per la piazza. Poi se ne fanno tanti altri nomi: Caserta, Toscano ha fatto un ottimo campionato, ha vinto innanzitutto complimenti alla regina, che ha fatto veramente un campionato pazzesco, anche investendo di meno del Bari, con 6-7 milioni, non so quanto, ha vinto un campionato stracciando completamente. E bisogna saper acquistare, come acquistare. La nostra dirigenza ovviamente saprà cosa fare. E poi, comunque, un nome come Boscaglia abbastanza gradito, perché è un volpone, cioè di categoria. Ha vinto un sacco di Serie C, ora è in Serie B con l'Entella. È veramente tanta roba. Caserta non lo conosco tantissimo, però dico è un ottimo allenatore. È della Juve Stabia, allena la Juve Stabia. Però è un po' più giovane come allenatore, non, è passato da vice ad allenatore direttamente nella Juve Stabia. È ancora abbastanza giovane, non è proprio un veterano di allenatore, però dico, tutto da vedere. Ha fatto bene con la Juve Stabia, e comunque penso sia il top. Per me rimane sempre Darius, sempre nel cuore Darius, sempre sempre. Comunque a noi veramente ci manca un attaccante di stazza che faccia veramente gol, veramente di Io non perderei l'occasione di prendere Antenucci. Prendere Antenucci e toglierlo al Bari. In qualche modo, se si riesce a strappare al Bari, sarebbe un'ottima cosa anche in visione di campionato. Sarebbe un'ottima, ottima, 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 ottissima cosa. Perché se ci andiamo a scontrare contro il Bari, sarà dura, sarà dura, sarà dura. Quindi già strappare un Antenucci al Bari sarebbe proprio. Poi ce ne sono tanti altri nomi, che come ho messo anche in altri video di attacco, come De Luca. Poi un altro nome, anche Iallo della Salernitana. Ho un Pettinari, che è un volpone di categoria. Poi ce ne sono tanti altri a centrocampo. Bessa o Brisa. Comunque Bessa è veramente una mezzala pazzesca, che veramente negli ultimi anni non se ne sono viste mezzale forti nel Palermo. Quindi sarà proprio centrocampo attacco la cosa principale, anche in Serie C. Si vince con l'attacco, come ha ben detto diverse volte anche Sagramola, che si vince con
l'attacco. Avendo una punta veramente che faccia un sacco di gol, cioè veramente, veramente potente, potente, potente. Quindi niente. Speriamo che tutto vada per il meglio, si ricostruisca una squadra che sia veramente forte. Poi comunque si fa, si andrà, si and quel che per il possibile che si possa fare, andando anche a tenere quei giovani che l'abbiamo visti che sono stati forti, come Peretti, Langella, Silipo e Felici. Questi si tenderanno a tenersi, fare il possibile per poterli comunque prolungare o riscattare, prolungare il prestito. Poi si fa anche poi c'è anche il Rizzo Pinna, forse il primo nuovo acquisto sarà Rizzo Pinna. Vediamo se con un nuovo allenatore lo vedremo sfoggiare. Comunque, boh, vedremo tutto nel corso d'opera. Forza Palermo, condividete, iscrivetevi al canale, supportatemi, mettete un like. Ciao, Forza Palermo.